Gli aderenti ad Abruzzo Vaccini in Chiaro, in rappresentanza di diverse associazioni, questa mattina hanno effettuato un sit-in nei pressi della sede dell'assessorato regionale alla sanità di Pescara per chiedere chiarezza e regole chiare sulla campagna vaccinale. Presentate 9 richieste da rivolgere a Governo nazionale e Regione Abruzzo affinché si proceda con trasparenza ed equità. Abbiamo buttato giù un appello rivolto alla Regione Abruzzo, ma non solo, sottoscritto da oltre 30 organizzazioni. C'è una pagina Facebook che si chiama Vaccini Abruzzo in Chiaro, dove raccogliamo segnalazioni e dove cerchiamo di dare informazioni rispetto alla campagna vaccinale. Noi siamo qui per avanzare 9 richieste, perché finora la campagna vaccinale in Abruzzo è stata una lotteria. Queste 9 richieste si possono riassumere in 4 parole: equità, trasparenza, informazione, più personale. Equità, perché finora ci sono state delle sperequazioni territoriali, non solo tra regione e regione, ma anche all'interno della stessa regione. Chi prima si organizza, meglio arriva. Questo non è possibile in una campagna vaccinale. Se si è una persona over 80, se si è fragile, lo si è, tanto a Pescara quanto a Schiavi d'Abruzzo. Per fare tutto questo, ovviamente ci vuole disponibilità di vaccini. Per questo noi chiediamo un forte impegno da parte di governo e regione per sospendere i brevetti, perché non possiamo stare al ricatto delle multinazionali farmaceutiche. Poi trasparenza. È davvero folle che ci siano inchieste in corso per procedure opache rispetto alla campagna di vaccinazione. È una follia. Ci sono state corsie preferenziali e questo non è possibile. Ci vuole trasparenza, quindi i dati vanno pubblicati, vanno pubblicate tutte le informazioni. Informazioni perché abbiamo numeri di telefono e mail alle quali si attende giorni, minuti, senza avere risposte. Le persone non sanno davvero dove sbattere la testa per avere informazioni in merito a quello che è un diritto. Ci vuole un sito dedicato con delle mail e dei numeri di telefono a cui si risponde e si diano le informazioni precise e puntuali. Un po' difficile se ogni ASO, ogni comune fa per conto suo. E ultimo, per fare tutto questo ci vuole personale. E perché bisogna fare la campagna di vaccini e farne tanti, perché non si può smettere di fare il tracciamento perché la pandemia continua a correre e perché ovviamente ci sono tutte le altre malattie da curare ai nostri ospedali. Finora ci si è affidati al volontariato di medici ed infermieri. Noi chiediamo personale dedicato. Lo stesso Marsiglio dice che aveva richiesto per l'Abruzzo oltre 300 persone, ne sono arrivati appena 54.